Do tutti il benvenuto alla cerimonia di premiazione dei Degree Award del REMT, che sono i cosiddetti premi di laurea, che è una cosa che organizziamo come comitato scientifico ormai da tanti anni, da sempre sostanzialmente, da quando c'è REMT, che è una cosa a cui teniamo molto, per il quale chiaramente e ringraziamo chi ha supportato e supporta e continua a supportare questa idea, che sono Unione Petrolifera, Soreca e Fisias Ambiente, che poi vedremo, e ringrazio i presenti, i rappresentanti delle entità che rendono possibile questo evento di premiazione, che sono Maria Virginia Coccia per Unione Petrolifera, Angelo Merlin per Assoreca, Alessandro Brighetti per Fisias Ambiente. Presenti adesso, sento di ringraziare anche Donatella Giacopetti che ci supporta, non presente per Unione Petrolifera, non presente, ma ci supporta sempre volentieri, attivamente in questa manifestazione. Allora, i premiati sono tre, i lavori che sono stati selezionati li vedremo a breve tramite una breve presentazione da parte degli stessi soggetti che verranno premiati. Abbiamo una tesi dell'Università di Tor Vergata portata dalla dottoressa Linda Piedimonte, che si occuperà, si occupa, anzi si è occupata di contaminazione dei suoli, e un'altra tesi premiata costruita e presentata dell'Armi Edoardo dell'Università di Roma 1, dell'Università La Sapienza, che ci parlerà, anzi che parla, la tesi di contaminazione delle acque da percloroetilene, e l'ultima tesi a cui è stato assegnato il premio, tesi di Daniela Napolitano dell'Università di Bari, ci parla invece di tecnologie, diciamo, di fitoremediation, quindi anche una tematica in sviluppo, diciamo, avanzata in merito nell'ambito della bonifica siti contaminati. Allora, direi di procedere. Adesso vedrete tre brevi presentazioni delle tesi che saranno premiate, dopodiché ci sarà la cerimonia di consegna. Direi di cominciare, seguendo anche l'ordine del programma, che è in palinsesto, da Linda Piedimonte dell'Università di Tor Vergata, che adesso ci condivide lo schermo. Linda, ci sei? Buon pomeriggio, sì, eccomi, mi sentite? Sì, condividi lo Ok. schermo. Vediamo. Ok. Vedete? Sì. Lo metterei in modalità presentazione. Perfetto, Ok. vai. Perfetto. 5 minuti, perfetto. Ok. Buon pomeriggio, sono Linda Piedimonte e vi presento brevemente la mia tesi laurea magistrale sullo studio di fattibilità dell'ossidazione chimica mediante utilizzo di persolfato attivato e fento per il trattamento di un suolo contaminato da IPA. Gli obiettivi sono stati quelli appunto di rimuovere questi contaminanti da un suolo soggetto ad una contaminazione reale da parte di idrocarburi policiclici aromatici e confrontare l'efficacia di diverse formulazioni di ossidanti che sono state persolfato di sodio attivato con idrossido di sodio, persolfato di sodio e potassio attivato con perossido di calcio e perossido di idrogeno applicato con la metodologia, diciamo così, Fenton-like, che sfrutta il ferro presente naturalmente nel suolo. E sono stati aggiunti poi chelanti e stabilizzanti. L'obiettivo è quello di generare una serie di specie radicaliche con alto potere ossidativo, come quali radicali ossidili e radicali solfato, in grado di ossidare la sostanza organica contaminante. L'attività sperimentale è stata così articolata, si è articolata in due fasi. Una prima fase che ha visto dei test preliminari sulla caratterizzazione del suolo e sulla caratterizzazione del comportamento, diciamo così, dell'ossidante nel suolo. Possiamo vedere come il valore di carbonio organico è risultato essere abbastanza alto, al limite con i valori di applicabilità della tecnologia,
e sono stati ricavati anche la capacità tampone del suolo in termini di quantità di base necessaria appunto per soddisfare tale capacità. E è stato ricavato anche il valore del TOD, quindi della domanda totale di ossidante da parte della materia organica presente naturalmente nel suolo, la materia naturale presente nel suolo e del contaminante. Successivamente sono stati poi condotti test in batch, in cui sono stati messi a contatto suolo contaminato, acqua di sito e ossidanti. Per quanto riguarda le prove con il perzolfato, sono stati condotti per tre concentrazioni, tutte e tre maggiorate rispetto al valore del TOD trovato nei test preliminari. E, per quanto riguarda invece i test con l'acqua ossigenata, sono state condotte per due concentrazioni. Sono stati tutti posti al buio e agitati due volte a settimana. E per i test con il persulfato il tempo di contatto è stato di 20 giorni, per i test con l'acqua ossigenata il tempo di contatto è stato di 9 giorni. Alla fine di questi tempi è stato estratto il suolo e analizzato con il gas cromatografo. I risultati sono stati espressi quindi in termini di IPA totali residui nel suolo. Allora, le rimozioni non sono state molto elevate, l'unica forse è del 26% per quanto riguarda il perzolfato di sodio attivato con idrossido di sodio, e mentre per il perzolfato di sodio attivato con il perossido si può vedere un aumento di rimozione all'aumentare della concentrazione, ma anche qui non è molto rilevante. Nonostante, invece nel grafico del pH si può vedere come nonostante i test preliminari sulla capacità tampone del suolo, il pH sia sceso sotto il valore ottimale di 10,5 già dopo 4 giorni, valore ottimale per l'attivazione alcalina del persolfato. Un risultato particolare è stato l'aumento del carbonio organico totale dopo le prove di ossidazione. Lo stesso risultato si è ottenuto per le prove Fenton, anche qui il carbonio organico aumentato dopo il trattamento. La rimozione non è stata evidente, non c'è stata rimozione, come si può vedere, infatti la degradazione dell'acqua ossigenata è stata molto veloce, dopo 48 ore già la concentrazione aveva raggiunto il 10% di quella iniziale. Sì, una spiegazione può essere attribuita al fatto che ci sono state delle reazioni molto esotermiche di espansione volumetrica, come si può vedere nella foto infatti, già per una concentrazione del 6% dell'acqua ossigenata, che quindi hanno portato fondamentalmente ad un consumo improduttivo dell'ossidante. In conclusione, quindi, le scarse efficienze di rimozione ottenute possono essere state causate da una bassa disponibilità del contaminante a causa anche dell'elevata quantità di materia organica presente nel suolo e dall'età della contaminazione. Ciò nonostante l'ossidazione chimica ha le potenzialità per ossidare i contaminanti recalcitranti di questo tipo, ma comunque ci sono sempre da tenere in considerazione molti e numerosi fattori, soprattutto in siti contaminati realmente, soggetti a contaminazione magari anche datate. E per questo motivo studi ulteriori possono essere condotti per comprendere questi aspetti, variando anche le condizioni di attivazione dell'ossidante, concentrazioni e rapporti liquido-solido, con l'idea di, dove possibile, poter studiare siti contaminati realmente, perché ci si trova sempre di fronte a un numero maggiore di problematiche rispetto ad un sito contaminato in laboratorio. Grazie per l'attenzione. Perfetto, Linda, grazie mille. Io ho detto solo Università di Tor Vergata, credo, dici due cose, gruppo, relatore, il prof. Sì, allora, relatore è il professor Renato Baciocchi, e correlatrice Daniela Zingaretti e dottoressa Alessia Falsetti. Del gruppo di ingegneria. Ingegneria ambientale di ambiente e territorio della facoltà di Tor Vergata. Okay. Perfetto, grazie mille Linda. Grazie a voi. Adesso do la parola a Edoardo Ellarmi dell'Università di Roma 1. Dici anche tu qualcosa sul gruppo di lavoro, gruppo universitario. 5 minuti. Sì, buongiorno a tutti. Intanto inizio a condividere.
Diciamo che nel laboratorio di processi e impianti chimici dell'Università di Roma La Sapienza, seguito dal professor Mauro Maione e dal professor Marco Petrangeli Papini, ho iniziato il mio lavoro di tesi che si è basato sullo studio e la realizzazione di un processo bioelettrochimico sequenziale riduttivo ossidativo per il trattamento di acque contaminate da percloretilene. Essenzialmente l'idea era appunto, è stata appunto quella di andare a formare un processo costituito da due reattori bioelettrochimici, che sono particolari tipi di sistemi in cui dei microrganismi, che possono essere anche indigeni di tessuti contaminati, riescono ad interagire grazie alla presenza di elettrodi opportunamente polarizzati. Per cui abbiamo assemblato e caratterizzato dal punto di vista fluidodinamico due reattori tubolari in vetro, dotati ognuno del proprio controelettrodo, che ha permesso questa configurazione peculiare di poter modulare le condizioni di lavoro, soprattutto per quanto riguarda i potenziali elettrodici, in maniera da ottenere un'ottimizzazione dal punto di vista dei potenziali richiesti dai microrganismi. Prima di ciò, però, c'è stata una caratterizzazione, come possiamo vedere da questi grafici, dei consorzi microbici dei due reattori, perché mentre il primo reattore svolge una reazione di declorazione riduttiva e quindi è essenzialmente un reattore anaerobico, il secondo invece è un reattore aerobico dove viene effettuata la reazione di declorazione ossidativa. La differenza sta nel fatto che la reazione di declorazione riduttiva lavora bene sui composti altoclorurati come il percloretilene ed il tricloretilene, mentre quella di declorazione ossidativa lavora meglio sugli intermedi medio-basso clorurati come il cisdicloretilene e il vinilcloruro. Per cui una volta dopo aver assemblato i reattori, averli caratterizzati, aver caratterizzato l'andamento temporale degli inoculi, quindi delle riserve che contenevano i microrganismi, sono partite le marce in continuo e in particolare sono stati studiati tre diversi potenziali dell'elettrodo di lavoro del reattore riduttivo. In questo caso, appunto, il contaminante target da rimuovere era il percloretilene e veniva alimentato dal basso del primo reattore. Possiamo vedere in questo grafico come il percloretilene in ingresso venisse totalmente rimosso in tutte e tre le marce potenziostatiche. I tre diversi potenziali sono stati scelti per valutare l'effetto o meno della produzione di idrogeno all'interno del reattore e quindi di come il potenziale elettrodico influenzasse la rimozione e lo sviluppo dei sottoprodotti della reazione di declorazione riduttiva. Questo in ogni caso è andato a variare appunto la scelta dei diversi potenziali, ha variato la produzione degli intermedi, che in particolare per tutte e tre le marce sono stati vinilcloruro ed etilene, quindi solamente gli ultimi due intermedi della reazione di declorazione riduttiva. Le loro concentrazioni ovviamente sono variate in base poi al potenziale, quindi nelle marce con il potenziale riducente e il potenziale meno riducente si è avuta una maggiore produzione di etilene, viceversa nelle marce con il potenziale riducente più alto si è avuta una produzione preponderante di vinilcloruro. Per questo motivo appunto la scelta è stata di un processo sequenziale in cui lo step aerobico è diciamo essenzialmente uno step di refining, e quindi uno step che ha l'intenzione di andare a rimuovere questi intermedi che si vengono a produrre. Per cui vediamo qui a destra come nel reattore ossidativo anche qui la rimozione del vinilcloruro e dell'etilene è pressoché totale per tutte quante le concentrazioni prodotte nel reattore riduttivo. Per questo motivo, quindi, il sistema sequenziale ha permesso non solo la completa rimozione del contaminante target, ma anche degli intermedi prodotti nel primo stadio. Ovviamente, dal punto di vista energetico, la marcia più conveniente è stata quella con il potenziale dell'elettrodo di lavoro del riduttivo
più alto in termini di potenziali riducenti, perché ha comportato una minor corrente circolante nel sistema e di conseguenza una minor differenza di potenziali tra l'elettrodo in lavoro e il controelettrodo. Per cui le sperimentazioni future, che peraltro sono ancora in atto, volgeranno verso la realizzazione di un sistema intanto di volumetrie maggiori e quindi in grado di trattare un quantitativo di acqua maggiore, ma soprattutto che partano da questo esperimento, che è più a livello laboratorio, verso applicazioni più reali, in particolare magari utilizzando delle acque contaminate provenienti da siti reali. Perfetto, grazie mille Edoardo. Adesso passo la parola all'ultima premiata, che è Daniela Napolitano dell'Università di Bari. Dici anche tu, Daniela, buonasera, qualcosa sul, sì, sul team di lavoro. Nel frattempo anche, condivido... Sì, anche sì? Per te 5 minuti. Sì. Allora, vi presento brevemente il lavoro di tesi intitolato Biorimedio fitoassistito, un approccio ecologico per il recupero ambientale di siti contaminati. Il mio lavoro si inserisce all'interno di un più ampio progetto sulle fitotecnologie portato avanti dal gruppo di ricerca della dottoressa Ancona dell'IRSA CNR di Bari. Il biorimedio fitoassistito è una tecnologia di bonifica ecosostenibile che può essere applicata in situ ed è finalizzata al recupero ambientale di aree sottoposte a contaminazione diffusa e multifattoriale. Tale tecnologia sfrutta l'azione sinergica che si instaura fra l'apparato radicale delle piante e le comunità microbiche presenti nel suolo, innescando processi di decontaminazione. Obiettivo di tale tecnologia a basso impatto ambientale è quello di ridurre, di sotto dei limiti normativi, le concentrazioni degli inquinanti presenti all'interno dei suoli e di conseguenza donare nuova vita ai terreni inquinati. Ove possibile, si può anche riutilizzare la biomassa vegetale ricavata da interventi di potatura per il recupero energetico. Il sito oggetto di sperimentazione è localizzato nei pressi della città di Taranto, in località ex campo Cimino Manganecchia, ed è caratterizzato da una contaminazione diffusa da policlorobifenili e metalli pesanti. La scelta della specie utilizzata è avvenuta a seguito di studi condotti in microcosmo presso il CNR IRET di Montelibretti, e a tale scopo è stato selezionato il pioppo, in particolare il clone Monviso, che si è visto essere tollerante a diverse condizioni di stress ambientale, si adatta a varie tipologie di suolo e presenta buone capacità nel favorire la rizodegradazione degli inquinanti organici. Le attività di campionamento sono state condotte 26 mesi dopo la piantumazione delle talee e nel mio caso hanno riguardato uno dei 9 plot ad alto grado di contaminazione denominato PNU07. Il campionamento del suolo è avvenuto secondo lo schema riportato da Ancona et al. Nel 2016, mentre il campionamento della biomassa vegetale ha riguardato il prelievo di radici, fusti e foglie. Le analisi che sono state condotte sono state di tipo chimico, analisi degli inquinanti, policlorobifenili e metalli pesanti, e analisi di carattere microbiologico. I risultati relativi alle analisi condotte sui campioni di suolo relativi ai metalli pesanti in fase di caratterizzazione hanno mostrato il superamento per alcuni metalli pesanti, come ad esempio berillio e arsenico, delle concentrazioni soglia di contaminazione previste dalla legge. Dopo 26 mesi dall'avvio della sperimentazione, le analisi hanno mostrato una riduzione notevole delle concentrazioni totali dei metalli pesanti e per alcuni metalli, come ad esempio il vanadio, dei valori anche ben al di sotto dei limiti imposti dalla legge. Per quanto riguarda i policlorobifenili, sono stati indagati 19 dei 209 congeneri di PCB esistenti, in particolare sono stati indagati 6 PCB indicatori, 12 PCB dioxin-like e un PCB non dioxin-like. In fase di caratterizzazione, le analisi hanno messo in luce una contaminazione da PCB con il superamento delle CSC normative per alcuni congeneri.
Dopo 26 mesi abbiamo osservato una riduzione delle concentrazioni totali di policlorobifenili per i suoli A, B, C e D campionati in corrispondenza della pianta target. Per quanto riguarda le analisi microbiologiche, dopo 26 mesi sono state osservate dei valori positivi di abbondanza e di vitalità microbica e relativamente all'attività deidrogenasica abbiamo osservato un incremento di questi valori, soprattutto nella porzione topsoil, il che diciamo, testimonia un generale miglioramento della qualità del suolo. Interessanti sono stati anche i risultati relativi alle analisi condotte sui campioni di biomassa, che non ho potuto riportare nel poster per questioni di spazio. Relativamente ai metalli pesanti, gli esigui valori di, ad esempio, di zinco riscontrati nella biomassa epigea non ci permettono di catalogare il pioppo Clone Monviso come una pianta iperaccumulatrice, mentre i risultati relativi ai policlorobifenili hanno messo in luce dei risultati significativi per quanto riguarda i campioni di radice. E questo in linea con quanto osservato in precedenti studi condotti in un'area limitrofa al sito di indagine, in cui appunto la radice e la rizosfera, che è la parte che circonda le radici, sono quelle coinvolte nei processi di biodegradazione degli inquinanti organici. In conclusione, il clone Monviso del genere Populus si è dimostrato efficace nel promuovere la riqualificazione dell'area, e la specie indagata favorisce sia la biodegradazione degli inquinanti organici che al contempo la fitostabilizzazione dei metalli pesanti. E, infine, lo studio delle comunità microbiche autoctone associato a specie PCB tolleranti, come nel nostro caso il pioppo, è una strategia di bonifica che ha grandi potenzialità di successo poiché sfrutta quei servizi ecosistemici di regolazione naturalmente forniti dalle piante e dai microorganismi. E per questo è una tecnologia fortemente raccomandata nel recupero di aree caratterizzate da contaminazione diffusa ed eterogenea. Volevo ringraziare tutto il team di ricercatori del CNR di Bari, e in particolar modo la dottoressa Ancona, che mi ha seguito lungo tutto il percorso del tirocinio e mi ha permesso di fare un'esperienza sia dal punto di vista del, diciamo, delle analisi di laboratorio che come attività sul campo. E mi è stata di grande supporto. Quindi, e volevo ringraziare anche Fisios Ambiente per aver apprezzato il mio lavoro. Molto bene, grazie Daniela. Direi che i ringraziamenti sono estesi da parte di tutti a tutti. Saluto anche personalmente il professor Baciocchi e il professor Petrangeli Papini, ormai pietre miliari della stessa manifestazione Remtec, da anni nucleo, diciamo, di eventi e di iniziative e di sviluppo anche scientifico serio di questa materia e dei siti contaminati. Allora, procediamo direi in ordine di scaletta, visto che c'è, do la parola a Maria Virginia Coccia per Unione Petrolifera per proseguire con la consegna. Maria Virginia, mentre tu parli io visualizzo il diploma, ok? Così facciamo la consegna virtuale, va bene? Va benissimo. Grazie della parola. Riporto innanzitutto i saluti della dottoressa Giacopetti, che in genere ogni anno consegna questo premio, ma oggi non è potuta essere presente a causa di concomitanti impegni. Sono Maria Virginia Coccia di Unione Petrolifera, che è l'associazione che racchiude, raccoglie tutte quelle aziende, le principali aziende che si occupano di lavorazione, distribuzione e logistica per quanto riguarda i prodotti petroliferi e i biocarburanti che ogni giorno sono necessari alla movimentazione di merci e di persone. L'associazione collabora con le istituzioni a diversi livelli internazionali e nazionali, dando un supporto a livello tecnico per le tematiche ambientali, per le tematiche di sicurezza e anche di security, di legalità. È anche attiva sempre all'interno del dibattito pubblico.
Il comparto rappresentato da Unione Petrolifera è un comparto in continua evoluzione che pone particolare attenzione sulle tematiche ambientali, di salute, di formazione dei lavoratori, perché lo scopo è quello di avere un personale altamente qualificato e andare a supportare l'innovazione e la ricerca. Proprio per questo, tra gli altri progetti, a partire dal 2019, Unione Petrolifera ha messo a punto il progetto di riqualificazione ambientale, che è volto a individuare tutte le migliori prassi, le migliori tecniche che riguardano l'ingegneria ambientale, focalizzandosi principalmente sul nostro settore, per quanto riguarda la bonifica e la riqualificazione di siti contaminati, con particolare riguardo ai siti di punti vendita carburanti. Proprio in quest'ottica Unione Petrolifera è attenta e felice di supportare quelle iniziative volte ai giovani, che sono finalizzate a crescere le conoscenze e ad affrontare la futura evoluzione del settore. Per questo ringraziamo Remtec e con Remtec ogni anno supportiamo queste iniziative di formazione e di supporto ai giovani. E sono quindi felice di consegnare il premio e la relativa borsa di studio alla dottoressa Linda Piedimonte per la sua tesi magistrale in ingegneria per l'ambiente e il territorio. Grazie, grazie mille. Grazie a voi, grazie a Remtec. Igor, ecco. Grazie mille, grazie Maria Virginia, ancora congratulazioni. Grazie. Consegna virtuale, ovviamente, che poi sarà fisica. Passiamo adesso all'avvocato e professore Angelo Merlin per Assoreca. Bene, allora io ho pensato in questi giorni che piuttosto che fare la presentazione, seppur breve, ovviamente, di Assoreca, che ognuno può trovare sul sito www.assoreca.it. Assoreca è l'associazione di categoria che raggruppa le società leader di ingegneria che si occupano di bonifica di siti contaminati. Vorrei fare una proposta a Remtec. E visto che c'è il responsabile del comitato scientifico, la faccio direttamente al responsabile del comitato scientifico. Allora, noi come Assoreca e le altre associazioni che oggi conferiscono il premio siamo presenti da sempre a questa manifestazione e a questo premio di laurea. Però mi rendo conto che è un premio monco, è un premio diviso per due. Cioè c'è la parte sulla continuità della ricerca scientifica e va benissimo, e anche queste tre tesi che abbiamo appena sentito ne danno la dimostrazione concreta di quanto si può fare in Italia e di qual è il livello della ricerca scientifica. Però è monca, perché se la ricerca scientifica non va a pari livello con la definizione normativa e comparata delle regole, non andiamo da nessuna parte, tant'è che il mercato delle bonifiche sostanzialmente è fermo. Diciamoci la verità, perché questa è la verità che dobbiamo. E anche una manifestazione come Remtec deve assorbire. E io proporrei di fare tesi di laurea da una parte sulla ricerca scientifica e dall'altra parte anche tesi di laurea su attività di ricerca comparata di regole giudiziarie, di regole amministrative che regolamentano il settore in Europa e nel mondo, perché questo sarebbe di grandissimo stimolo al nostro legislatore, che invece si limita a fare dei ritocchi estetici, come nell'ultimo decreto semplificazioni, che non sono in grado di far ripartire questo fondamentale settore di risanamento e recupero ambientale. Per cui rischiamo sempre molto di parlare, di fare ricerca scientifica, e va benissimo, detto da me che sono un accademico, ovviamente
non potevo dire diversamente, ma è monco della parte di spinta dal punto di vista di modificare le regole del gioco e quindi il perimetro nel quale la ricerca scientifica si inserisce. E quindi su questo la proposta di Assorecca oggi fatta al comitato scientifico, spero che possa anche in una discussione futura essere ben accettata. Con questo do volentieri il premio, se poi lo mettiamo in condivisione, Igor, al dottor Edoardo Dell'Armi, che mi pare da quanto mi ha scritto stia facendo un dottorato di ricerca. Quindi io ho letto la sua tesi l'abstract della tesi sul percloroetilene e è con soddisfazione che consegno il premio al dottor Edoardo Dell'Armi e anche la relativa borsa di studio in nome e per conto di Assorecca. Ringrazio anch'io Remtec e ringrazio il dottor Dell'Armi e a presto al prossimo anno, sperando ci siano novità significative anche in relazione ai Degree Awards 2021. Grazie. Grazie. Grazie mille. Angelo, colgo subito il tuo input, sono assolutamente d'accordo con te sulla questione e sono assolutamente disponibile a lavorare per la prossima edizione, ma in generale a lavorare non solo per quanto riguarda quella che può essere un premio di laurea, un degree, eccetera, ma magari anche come tematica da portare avanti dal punto di vista convegnistico, va bene, ma dal punto di vista culturale generale. Quindi mi trovi assolutamente d'accordo su questo. Passiamo quindi all'ultimo premiato che è Daniele Napolitano, premia Alessandro Brighetti per Physios Ambiente. Alessandro, mi senti? Ci sei? Sì, ci sono. Perfetto. Mi sentite? Sì. Vai pure. Buongiorno a tutti. Innanzitutto io faccio i complimenti a tutti perché le tesi, le relazioni sono state molto interessanti e mi riallaccio anche a un perfetto di quello che è stato detto prima perché è fondamentale la ricerca sia su campo che in laboratorio e riconducendomi a quello che diceva l'avvocato Berlin è fondamentale la normativa. Noi come FISE abbiamo anche una parte inerente alla gestione dei rifiuti, adesso ci sono mossi i decreti legislativi sulle discariche e la gestione, che sembra andare verso in un mondo di complicazioni, non di semplificazione da quel punto di vista. Però non voglio neanche farvi perdere troppo tempo per tirare fuori le lamentele da una parte o per dare dei contributi che non sono costruttivi. Sicuramente tentando di andare invece per una parte di contributo costruttivo, che è quello legato a FISE, che raccoglie un po' tutte le aziende di categoria in mezzo alla gestione dei rifiuti e dell'energia prodotta dai rifiuti, ed è anni che con Elisabetta Perrotto, col direttore, che quindi porto i saluti dell'Elisabetta, ma era in questi giorni il rinnovo di consiglio direttivo, quindi oltre al cambio di normativa c'è anche il cambio del consiglio direttivo di FISE, quindi sono momenti un pochino concitati. Innanzitutto di fare i complimenti veramente a questi ragazzi perché al di là delle istituzioni dell'università, dei contributi economici che non sono mai sufficienti, mettono però sempre più in rilievo di come da queste tesi emerge, e di questo faccio i complimenti alla dottoressa Napolitano, di come emerge un grande impegno dei ragazzi che spesso non viene veramente recepito né in termini legislativi e purtroppo neanche in termini economici, perché poi bisogna sempre ricordarci che per fare le bonifiche servono i soldi. E qui affrontiamo uno dei ragionamenti che, voglio dire, ai ragazzi bisogna che incominciano anche a entrare in questa ottica. Io remember di quando facevo l'università, io ci parlavo di tanta chimica, io ho fatto chimica industriale, di tanta chimica, tanta tecnologia, poi quando è uscito mi sono dovuto scontrare col comparto economico ed economico, sociale e culturale di quello che vuol dire i fondi che poi servono per fare queste bonifiche. Ed è per quello che chiedo scusa all'avvocato Merlino, ma colgo la tua occasione anche per dare, come dire, un argomento in più da aggiungere, perché questi lavori si fanno se ci sono i fondi
e i fondi vanno messi a disposizione in modo concreto e poi utilizzato. Non è per fare demagogia politica, però spesso vengono trovati i fondi e poi non si sa il modo di utilizzarli, ma è veramente in quel modo lì. Io occupandomi di bonifiche mi accorgo che ci sono veramente stanziamenti a volte di fondi e poi di bonifiche che non arrivano più in fondo. Quindi proprio per dare concretezza a quello che sono i lavori che hanno fatto oggi questi ragazzi, che sono veramente molto specifici e molto di dettaglio, quindi vuol dire che la tecnologia è molto più in là della vecchiaia che hanno in testa invece dopo come viene poi strutturata una bonifica ed erogata finanziariamente. E devo fare questo perché rappresento le associazioni, sono associazioni di categoria che rappresentano le aziende che poi vanno a fare quelle bonifiche, che hanno bisogno di questi ragazzi, di queste tesi, perché dopo prendere un progetto che sta dentro un laboratorio e portarlo su un campo. E la dottoressa Napolitano sa cosa vuol dire dopo andare su in campo per fare un lavoro, che sono dei costi, che c'è l'impegno di persone e che c'è anche l'impegno serio, serio delle aziende e serio anche dei ragazzi che studiano. Ho finito un po', è un po', come dire, mi sembra di aver detto delle cose un po' retoriche, ma ogni volta ricordarle forse aiuta anche a rendersi conto con la situazione nella quale viviamo e nella quale stiamo. Quindi faccio i complimenti alla dottoressa Napolitano, siamo ogni anno felici di dare questo premio, quest'anno ancora di più per un argomento di questo tipo inerente alle bonifiche che è sempre di interesse e niente, ringrazio tutti, ringrazio sempre Remtech perché nel tempo ha visto questo grandissimo sviluppo, questa grandissima attenzione a un comparto che diventa sempre più importante e delicato. Poi bisogna farci ascoltare anche in modo un po' più incisivo, mi viene da dire a volte, no? Anche dopo quando si va dopo interloquire anche con il Ministero. E niente, ringrazio veramente tutti, grazie anche dell'invito e faccio i complimenti a tutti. Grazie, veramente. Grazie. Grazie a te Alessandro, devo dire che ringrazio tutti per aver dato contenuti di spessore a questa cerimonia, tra virgolette, semplice cerimonia di premiazione. Mi collego a quanto detto per dare un po' anche una chiusura. Rappresentando in questo quadro anche le istituzioni, essendo io un funzionario pubblico, credo che proprio parlando per me chiaramente, ma conoscendo bene quello che è il quadro nazionale o comunque il quadro generale, l'amministrazione, chi approva, chi decide, chi porta avanti, è un periodo che ha bisogno di un'iniezione di coraggio nel fare le cose, nel coraggio nel prendere le decisioni, di coraggio nel capire quali sono le vere necessità, i veri obiettivi e quindi di sbilanciarsi nel guidare il territorio, i cittadini verso la giusta direzione. Probabilmente in questo periodo storico le amministrazioni in generale, quindi sia quelle tecniche che sia quelle amministrative, se non altre giurisdizioni addirittura, probabilmente stanno lavorando troppo in difesa per affrontare la complessità del sistema ambientale. Siamo troppo in difesa, troppo, diciamo, addirittura in certi casi sulla difensiva nel prendere le decisioni per affrontare una cosa che è il sistema naturale, che è complessissimo. Quindi ci vuole coraggio, ci vuole apertura di mente. Quindi questi ragazzi che ci portano la nuova scienza, la nuova tecnologia, bisogna, come diceva Angelo, metterli, fare il paio con la realtà, come diceva anche Alessandro, con la realtà anche economica e operativa, e quindi cercare un futuro evoluto, un futuro che abbia una marcia diversa. Bene, quindi io ringrazio tutto, ringrazio Maria Virginia, Alessandro, Angelo, ringrazio i ragazzi tesisti che hanno dato veramente una piacevole occasione di discussione. Vi ringrazio ovviamente come entità per dare vita sempre a questo segmento nel palinsesto di Remtech e per la vostra collaborazione sempre nel tempo. Quindi buon lavoro ai ragazzi, buon proseguimento. Chissà se ci rivediamo nei tavoli convegnistici ancora come relatori o nei tavoli oppure come operativi in questo settore lavorativo, diciamo, in generale, perché no? Quindi grazie a tutti e saluto tutti.
Grazie, 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 arrivederci. Grazie. Arrivederci. Serata.